Nell'episodio di oggi della serie Professione Networker portiamo la testimonianza di Stefano Paternò, che è un fighter di fama internazionale, che ha vinto diversi titoli e che ad oggi combatte in una delle organizzazioni più importanti a livello mondiale. E quindi andremo proprio a vedere come un fighter ha deciso di poter portare parallelamente alla sua professione anche l'attività di network. Quindi passo la parola a Stefano. Sono Stefano Paternò, sono un fighter professionista di MMA. MMA sono arti marziali miste, lo sport che si svolge, come vedete, dentro una gabbia. Come potete immaginare, è uno sport che richiede tanto sacrificio, tanto allenamento fisico e mentale, e richiede soprattutto un maggior sacrificio rispetto ad altri contesti sportivi, perché stiamo parlando di una nicchia dentro una nicchia proprio, quindi uno sport seguito da pochi appassionati per ora, che di conseguenza non ha un riscontro economico, soprattutto per chi si affaccia a questo mondo, che possa consentire agli atleti di vivere veramente di questo sport, nonostante il livello sia comunque alto. E quindi quello che io ho cercato di fare è trovare una soluzione a questo problema. Sicuramente non sono una persona che si arrende, sono una persona che è molto abituata a pensare fuori dagli schemi, e di conseguenza mi sono informato, ho cercato per diverso tempo, direi addirittura anni, una soluzione che potesse permettermi di vivere veramente della mia passione, perché questo è quello che io faccio come attività principale in termini di sforzo, in termini di sacrifici, e quindi avevo bisogno chiaramente di qualcosa che mi permettesse di dedicare il giusto tempo, perché potete chiaramente immaginare che fare 8 ore di lavoro al giorno non ti possono permettere di fare l'atleta. È chiaro che quando hai un match devi allenarti 2 volte al giorno, tutti i giorni, per mesi, non solo rischi di arrivare ovviamente più stanco agli allenamenti, ma non hai proprio il tempo materiale di seguire i corsi e allenarti con i compagni di allenamento. Quindi quello che io ho fatto è cercare appunto una soluzione. Mi sono informato per tanto tempo, fino a quando ho trovato quello che più faceva per me. Ho analizzato tutti i settori che potessero darmi un equilibrio di tempo e denaro, che non vuol dire diventare ricchi in fretta o cose simili, vuol dire semplicemente avere un equilibrio tale che mi permettesse di vivere della mia passione e di veramente riuscire a coltivare il mio sogno. E quindi quello che ho fatto è analizzare questi settori. Ho visto che in tutti questi settori c'erano 2 cose che io non potevo assolutamente permettermi come barriere d'ingresso, che erano il rischio inevitabile. In qualsiasi settore tu ti voglia muovere per essere libero finanziariamente, c'è un rischio importante, e la necessità di avere dei capitali di partenza. Io, proprio per il percorso che ho scelto, non avevo né la possibilità di correre rischi né avevo capitale di partenza, e ho trovato qualcosa che mi permettesse di partire veramente da zero, che permette a chiunque di partire da zero e costruire la propria libertà semplicemente con il duro lavoro e la costanza, che è quello che di base faccio tutti i giorni anche in palestra. A me piace molto fare il confronto tra quello che faccio nel fighting e quello che poi devo chiaramente fare nelle attività di network. Io trovo tantissime similitudini. Prima di tutto il fatto che si tratta di un'attività che non viene capita. Le MMA non vengono capite dalle persone, vengono intese come uno sport violento, come una rissa da bar, mentre c'è un mondo marziale dietro vero e proprio, incredibile. Un discorso di discipline e rispetto che tante volte purtroppo le persone non vedono. D'altra parte, ugualmente nel network marketing non viene capito. Stiamo parlando di un'attività che spesso viene fraintesa, che spesso il messaggio che passa è quello sbagliato, e che non è colpa di nessuno, perché comunque è un'attività libera. Quindi il motivo per cui passa questo messaggio è perché appunto non ci sono barriere d'ingresso, quindi può essere che alcune persone che intraprendono questo percorso poi trasmettono un messaggio sbagliato. E quindi quello che mi ha portato grazie al cielo, a vivere del mio sogno è, come dicevo prima, pensare fuori dagli schemi. Andare oltre l'apparenza, vedere effettivamente cos'è il network marketing, effettivamente cosa sono le MMA, e innamorarmi di questi 2 settori. Il network marketing è un'attività in cui quello che serve è semplicemente essere costanti e avere chiaro in mente il proprio obiettivo, avere quindi una visione, perché non stiamo parlando affatto di andare in miniera, non stiamo parlando affatto di fare quello che faccio io in palestra, ma stiamo parlando di un'attività che è assolutamente smart. E quello che serve per avere successo nel network marketing è il mindset, quindi avere intanto chiaro il proprio obiettivo, non perdere il focus, perché quando si perde la motivazione, allora chiaramente i risultati non arrivano, manca quella spinta a fare
il passo fuori dalla zona di comfort, a dare il piano di marketing, a contattare nuovi potenziali clienti e collaboratori. E quindi quello che serve in questa attività è assolutamente quello che serve in qualsiasi altro ambito per avere successo: mentalità, focus e costanza. Quello che trovo come grandissima similitudine tra l'MMA e il network è un altro discorso molto importante, che tanti pensano che l'MMA sia uno sport singolo, mentre invece l'atleta può essere forte solo in proporzione a quanto diventa forte il suo team, esattamente come nel network. L'imprenditore, il networker, è forte, ha successo solo nella misura in cui riesce ad aver successo tutto il team. E questa è una cosa che spesso non viene considerata, perché quello che va in gioco, quello che dà il piano di marketing o quello che entra dentro la gabbia a combattere è la persona singola. Ma in realtà la forza dell'imprenditore e del fighter è il team che ha alle spalle. Senza team non siamo niente. E questa è un'altra cosa che è una grande similitudine. Continuando con i punti in comune, quello che più mi affascina del network è il fatto che inevitabilmente per avere successo tu devi crescere come persona, devi uscire dalla tua zona di comfort, devi fare cose che normalmente le persone non fanno, esattamente come nell'MMA, normalmente le persone non prendono pugni in faccia. La formazione è alla base di tutto, formazione e ripetizione, esattamente come nell'MMA. Quindi quello che poi va successivamente dopo il discorso di formazione è la pratica, e la pratica è quello che ti porta a diventare veramente una persona di successo in qualsiasi ambito. Quello che porta le persone ad aver successo è la costanza e il fatto di non arrendersi ai primi ostacoli. Tante volte le persone con cui collaboro si buttano giù, e spesso può essere, capita che abbandonino l'attività perché prendono i primi no. Quello che dico io è che voler fare l'imprenditore senza prendere neanche un no è come voler fare il fighter senza prendere neanche un pugno in faccia. È semplicemente impossibile. Quindi quello che dobbiamo capire è che i no, come i pugni in faccia, ci formano il carattere, ci allenano a prendere meno no, meno pugni in faccia, e di conseguenza ad avere più successo più andiamo avanti nella nostra carriera, nella nostra attività. È tutto un allenamento. Stiamo parlando di un'attività che si basa esclusivamente sulla crescita personale e sul lavoro di squadra, assolutamente. Io quello che mi impegno a fare personalmente ogni giorno, anche sui social, che sono ormai il nostro mezzo di comunicazione principale, è quello di trasmettere un messaggio che sia innanzitutto positivo e veritiero. Quindi di cosa realmente è questa attività, di cosa realmente è anche il mio sport, perché stiamo parlando comunque di qualcosa che, come dicevo prima, viene spesso frainteso. E quindi quello che nel tempo farà la differenza, farà sempre più la differenza in questa attività, è il fatto che le persone non avranno più i pregiudizi che avevano 5 anni fa, 10 anni fa. Stiamo entrando in una nuova era, nell'era digitale. Grazie a questo cambiamento, grazie alle persone che cavalcheranno questa nuova onda, cambierà tutto, cambierà la percezione dell'attività e cambierà quello che le persone pensano di questa attività. Quindi quello che io posso invitare le persone che stanno guardando questa intervista è informarsi, provare, perché l'unico modo per non avere un domani dei rimorsi è provare, perché è molto meglio provare e fallire piuttosto che non provare affatto.